Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi volevo presentarvi e recensire un romanzo che ho letto quest'estate ed è Il guerriero di Roma, il re dei re di Harry Sidebottom. Scusate la mia pessima pronuncia di inglese. Vabbè. Allora, questo è il secondo libro di una serie di quattro. E come forse avete intuito da Il Re dei Re, il sottotitolo, parla del re dei persiani, delle guerre tra romani e persiani durante il 256 d.C., ovvero quando fu catturato per la prima volta nella storia di Roma un imperatore romano. Non voglio raccontarvi tutta la storia, comunque è un po' incentrato su queste guerre persiane. L'impero era di nuovo in pericolo, ancora una volta solo un guerriero può salvare Roma. Questo protagonista è Balista, un legionario romano, un legionario non romano, ma bensì barbaro, germanico, arruolato tra le file romane. Allora, è della Newton Compton narrativa, grandi tascabili contemporanei, scusatemi. Newton Compton, allora, numero di pagine è 350. Buon libretto. Allora, il mio giudizio è sicuramente positivo. Io, sinceramente, lessi questo libro come primo, cioè, ovvero non iniziai dal primo libro della saga che è Fuoco a Oriente, ma lessi subito questo, perché lo avevo visto in una libreria, subito mi era piaciuto e avevo voluto acquistarlo. Allora, la storia è veramente molto bella e avvincente. Vi sono duelli, battaglie, intrighi, come i veri e bei romanzi storici. Allora, mi è piaciuto veramente tantissimo questo. Queste pagine per far vedere la serie e anche da quest'altra parte, che non sono come i cartonati togliere, non è toglibile. Poi questi altri romanzi che si possono vedere. Allora, io questo l'ho comprato a il prezzo di 6,90. Ok, 6,90. Allora, è stato anche il primo libro che ho letto di Harry Sidebottom, non so bene come si pronunci. Il guerriero di Roma è dei re. Allora, lo consiglio sicuramente a tutti coloro che amano il romanzo storico, tutti coloro che amano la storia di Roma, la storia della Persia, la storia dell'Oriente, la storia delle legioni romane, chi più ne ha più ne metta. Insomma, lo consiglio veramente tanto a chiunque ami i romanzi storici, quello è naturale. Mi sembra anche, è scritto abbastanza piccolo se vogliamo, ma non particolarmente. È veramente un ottimo libro. Ha una scrittura simile, ma nemmeno, forse un po' peggiore di quella di Manfredi. Comunque è abbastanza simile. Come ho già detto, lo consiglio, il mio giudizio è positivissimo e lo consiglio a tutti coloro che amano il romanzo storico. La recensione termina qui. Io vi chiedo di iscrivervi al canale se volete e vi saluto alla prossima recensione. Ciao a tutti!